Ciao a tutti, sono Roberto Palazzotto, candidato maestro e istruttore della Federazione Scacchistica Italiana. Ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube per non perdere i prossimi video e migliorare nel gioco degli scacchi. Allora, come si vince a scacchi? Per vincere a scacchi, il consiglio che vi do è di padroneggiare la tattica. Dovete essere maestri di tattica. Se riuscite in ogni posizione a trovare la combinazione migliore, allora vi assicuro che raggiungerete punteggi sempre più elevati. E allora per questo voglio fare questa sfida, voglio vedere fino a dove arrivo con la tattica su chess.com nei puzzle. E allora vediamo subito, chiaramente le pozioni iniziali saranno abbastanza semplici, infatti qui vedo subito il matto in F7, però andando sempre più avanti si raggiungeranno posizioni sempre più difficili. Qui il matto è in B1, il matto del corridoio. Cavallo B5, allora qui siamo in nero e vediamo di nuovo un matto del corridoio, torre per C1, donna per H5, ancora matto del corridoio, torre C1, sempre la stessa, torre E3, questo è un finale, e allora vediamo che mangiando è scacco al re, quindi il bianco sarà costretto a mangiare, analizziamo se il fine è vinto. Allora, già notiamo che abbiamo l'opposizione, quindi i re sono contrapposti e il bianco è tagliato fuori, non potrà andare con F, quindi noi potremmo avanzare con il nostro re e mangiare il pedone, e quindi è vinto. Avanziamo. Alfiere per re, vediamo che il suo re è molto scoperto e quindi con donna per F7 sembrerebbe scacco matto. E allora direi che è la mossa giusta. Donna per cavallo, anche in questo caso il re è scoperto e con regina G4 vedo un attacco doppio. Sto andando veloci, veloce in queste prime posizioni perché poi sicuramente mi dovrò prendere un po' più di tempo per ragionare nelle posizioni che verranno in seguito, che saranno sempre più complicate e chiaramente alla fine alcune le sbaglierò inevitabilmente, se no mi chiamerei Carlsen o Nakamura. Qui direi che donna per torre è la mossa corretta. Sì, qui vedo scacco in C7, re 8 e scacco matto, quindi direi che è assolutamente la mossa corretta. Un altro finale, e in questo caso abbiamo il pedone passato, però attenzione perché se spingo prendo matto. E quindi dando uno scacco al re con torre F1. Il re si dovrà muovere, poi posso spingere il pedone in E3 e niente, non potrà più fermarlo. Quindi direi che questa è la mossa giusta. Ora faccio re 7, così evito che la torre vada nella colonna E e vinco. Torre per torre, vedo subito che c'è la torre in presa. Come vedete, subito mi concentro su re indifeso e pezzi in presa. Finiti questi due argomenti, vado a vedere invece i pezzi sospesi, ovvero quei pezzi non difesi dal mio avversario, in questo caso per esempio il cavallo e la torre, e quindi magari ci possono essere attacchi doppi. Quindi, come dicevo, c'è il pezzo in presa, c'è anche il re esposto, e quindi una mossa potrebbe essere donna D2 scacco, re B1, donna per torre, e mi sembra scacco matto. E allora direi che la facciamo subito. Qui vediamo che il re è intrappolato dagli stessi pezzi, non si può muovere, quindi mi viene da pensare cavallo di scacco, torre per e scacco matto. Ok, siamo già 11, vediamo, ti vorrei superare i 40, secondo me ce la potrei fare. Qui anche in questo caso il re è scoperto, attenzione che abbiamo la regina attaccata, ma con alfiere di 6 scacco non può mangiarci perché è inchiodato, e quindi re F8 e donna F7 scacco matto. Donna F8, qui già con torre F7 prendo la regina, quindi direi che è la mossa giusta, senza pensarci troppo. H6, il suo re è intrappolato e allora possiamo dare uno scacco matto. E in realtà con alfiere F3, re per H4, poi scappa in G3. E quindi torre alfiere F3, re per H4. Torre H1, re G3, no, non vedo nient'altro. Ah no, semplicemente non c'è matto, ma gli mangio la torre, quindi alfiere F3, re per torre. Sì, mi sa che sia assolutamente questa.
Ok, re f7, il re attacca il pedone. Mi viene da pensare torre d8, che permetterebbe di attaccare la torre, ma anche minacciare la promozione. Non ci sono scacchi e quindi è la mossa corretta. Alfiere d8. Allora, c'è il suo re esposto, il pedone g2 è inchiodato perché l'alfiere sta attaccando e quindi posso mangiare il pedone h3 e direi che è la mossa corretta perché poi lo scacco matto in G2. Qui il suo re è esposto, la torre sta attaccando, la regina attacca pure e allora non posso mangiare con la regina perché la torre mi inchioda la mia regina, ma posso mangiare con la torre e poi fare torre G1. Re F7, non può e niente, è matto. Ok. C5, ci sono attacchi di scoperta, per esempio cavallo F3 potrebbe essere interessante, ma una volta che mangia non c'è più nulla. Cavallo per D3, idem, però la sua torre è messa male, guardate, è vero che la torre, scusate, ecco qua, la torre è difesa dal pedone, però non ha case, H4 c'è il pedone, F4 c'è il pedone, G4 c'è il cavallo, E3 c'è il pedone, e quindi F5 perde la torre. Ok, re H3, siamo a 18, molto bene. Re H3, il suo re comunque è messo un po' male. E allora mi viene da pensare, però c'è il cavallo che difende la casa E3, quindi non posso dare uno scacco. Eliminazione difensore, torre per cavallo. Cosa può fare? Torre per re. Non vedo scacchi da parte sua. E ora donna E3, re G2, torre G8 e poi scacco matto. Direi che è la mossa giusta. Donna F7, minaccia matto in G6, donna E3, re G2, donna G3, re H1, torre per torre, ho difeso il matto, quindi direi. Ah, però donna E3, torre F3, torre H2. Ok. F3, muove il pawn F è quasi sempre sconsigliato perché comunque libera questa diagonale. Attualmente però non si può sfruttare, ma c'è un'altra diagonale che possiamo sfruttare ed è questa. Donna 5 scacco, diamo attacchiamo il re e come vedete c'è il pezzo sospeso che può essere attaccato al alfiere B5. E allora secondo me è la mossa giusta. Non vedo altre minacce. Allora donna 5 scacco, cavallo di 2, attenzione, non mangio subito l'alfiere. Perché se no perderei il cavallo, quindi faccio prima cavallo per cavallo e poi mangio l'alfiere. Pedone per re. Il suo re è assolutamente esposto, c'è una bellissima batteria di torre e regina che attaccano e attenzione, vedo che il pedone F7 è inchiodato, quindi posso mangiare subito il pedone G6. È la mossa corretta? Direi di sì, perché non ci sono altri attacchi. Non va alfiere per F7 perché mi mangia di re. Ok, donna per G6, donna per, torre per, attacco doppio, attacco il re, attacco anche l'alfiere che mi mangio. Alfiere B3, minaccio il mio alfiere, il suo re è esposto, ma attualmente non vedo minacce. E quindi come potremmo sfruttarlo? Allora, c'è questo pezzo sospeso e attaccato, quindi alfiere per, pedone per, cavallo per alfiere, andrei un pezzo di vantaggio. E allora direi che è la mossa giusta, perché difendo anche la torre. Donna D7, qui mi viene da pensare qualche combinazione magari di corridoio, però attualmente non ci sono. Però la donna è sovraccarica, perché difende l'alfiere. E quindi su torre D5 attaccando la regina deve difendere anche la torre e non può fare tutto. E allora torre D5 è la mossa giusta, sacrifica la regina che mangiamo. Questo è un finale, re per re. Allora, ci sono due pedoni passati che possono andare a promozione, sarebbero imprendibili, però dobbiamo stare attenti ai pedoni del bianco. E quindi minaccia G6, re G8, H7, posso fare re G7. Ed evito tutto. G6, re G8, re F6, minaccia H7 e poi G7. Qui dobbiamo stare un po' più attenti e quindi analizziamo. G3.
Perché penso a G3? Perché vedo che promuovendo in G1 già attaccherei il peone G. Quindi mettiamo le frecce così vi spiego la variante. G3, G6, re G8, G2, re F6, G1, scacco, re H8, scacco, posso mangiare. Quindi non è matto. E allora direi che G3 è la mossa corretta. Re G8, G2, re H8, mangio, torre, vabbè così mangio. Sul re F7 avrei potuto fare donna. Ok, donna H6. Vediamo che la sua regina non ha tante case. In H3 non può andare a cacciare l'alfiere, in H5 non può andare a cacciare il pedone. F4 c'è il pedone, allora mi viene da pensare cavallo G4. Sì, perde la regina. Ah no, può andare in H3 e allora in questo caso faccio un attacco di scoperta con cavallo per F2, attacco regina, attacco alfiere, attacco la regina pure con il mio alfiere. Torre per, mangio. Un altro finale, e qui corro con il mio pedone a promozione. Con l'idea che su H7 posso fare re G7. Re G7. Attenzione che il suo re non può entrare nel quadrato perché c'è il suo pedone in mezzo e quindi posso andare. Come vedete, questo è il quadrato. Se il re fosse dentro questo quadrato, allora riuscirebbe a prendere il pedone, ma essendo fuori non lo prende. Siamo arrivati a 26, punteggio di 1400. Ora avanziamo. Cavallo F3. Abbiamo tre errori, quindi ancora nessun errore, molto bene. Cavallo F3. Allora, qui il suo re è esposto, quindi già torre per G7 potrebbe essere un'idea. Però mi viene da pensare anche donna per B7. Attacco la torre, minaccio anche matto. Lui non ha l'avversario, comunque il computer in questo caso non ha lo scacco matto in H2 e allora direi che è la mossa giusta. G5 evita il matto, ma io posso mangiare la torre. Attenzione perché donna F7 e H8 è da analizzare, ma non vedo matti, quindi mangiamo la torre. Ok, molto bene, siamo a 1500 come punteggio del puzzle. Qui vedo torre D8. Re G8, cioè scusate, torre D8, donna E8, cavallo D7, re G8, era andato avanti con la mente, torre per donna, re H7, vabbè, comunque ho preso una regina, quindi direi che è la mossa giusta. Infatti, C3 mi attacca la torre, io nel frattempo minaccio la sua torre con il mio alfiere. E quindi sto pensando su alfiere per torre, chiaramente mi mangerebbe, ma se faccio torre per cavallo, torre per alfiere per torre, andrei in mezzo di un pezzo. Se donna per, cambio tutto e poi mangio. E allora mi sembra che la mossa giusta. Cambio tutto, mangio e il finale è vinto perché ho un pezzo in più. Torre F1. Allora c'è il suo re esposto, però i miei pezzi non sono ben coordinati. Non ho per la regina in D2. Quindi un sacrificio non mi sembra la mossa corretta. Però attenzione perché potrei portare la mia torre da queste parti. Allora vediamo, torre per alfiere, per torre E2, re G1, non vedo minacce. E quindi torre E2 subito, lui ha minacce. Torre 2 subito, minaccio l'alfiere. Mi può fare alfiere F3 scacco, quindi non va bene. La sua regina è un po' intrappolata, ma insomma, in realtà si può muovere liberamente. Cavallo 5 mi viene da pensare. Però può fare donna G7. Eh sì, donna G7. Anche in A7 può andare. Non vedo minacce immediate. Questa è la posizione iniziale più complicata. Ovviamente, se
si sale di punteggio e quindi richiede chiaramente una concentrazione maggiore. E allora, proviamo di capire qual è la mossa corretta. Cavallo E1 è pure interessante. Qual è l'idea? Che attacco l'alfiere, che in effetti non ha case. Può andare in H1. Può andare in H1. Beh, sì, se va in H1 non vedo minacce immediate. Torre per alfiere, aperto Cavallo E1. No. Sì, il fatto che la mia regina è fuori gioco chiaramente crea un disagio, cioè non riesco a concludere un attacco, però ci deve essere qualcosa. Allora, sicuramente è tra una di queste mosse che ho detto. Quindi abbiamo detto torre per G2, abbiamo detto torre 2, abbiamo detto cavallo 5. Torre F8 mi impone da pensare, ma vabbè, donna G6 non vedo niente. E allora analizziamo meglio queste. Quindi torre 2 no per alfiere F3, e qui siamo sicuri. Torre per alfiere no, perché poi non vedo continuazioni vincenti. Quindi, scartando queste due, rimangono cavallo E1 o cavallo E5. Cavallo E1, cavallo E5. In questo modo si attaccherebbe con cavallo E1 l'alfiere, però alfiere H1, torre 2. Ecco, si inizia a essere un po' più interessante perché si minaccia torre per H2. Potrebbe essere questa, perché evito che alfiere F3, quindi comunque si crea un attacco interessante. Potremmo provare, però non sono sicuro al 100%. Invece cavallo E5, donna G7. Anche in questo caso non vedo poi minacce immediate. In genere col cavallo si creano magari attacchi doppi, però in questo caso non ce ne sono. O almeno io non li vedo. E quindi optiamo per cavallo E1. Ci giochiamo in caso il primo errore. Sì, non vedo altro. Dai, proviamo con L1. È sbagliata. E vabbè, ci torneremo in caso in seguito. Alfiere D6. Casomai poi in descrizione o nei commenti vi inserisco la combinazione corretta. Alfiere in D6. Allora, mi attacca la regina, chiaramente. Però se mangio e mi mangio la regina posso dare matto. E allora direi che possiamo mangiare. Quindi comunque se questa era semplice, quell'equilibrio non poteva essere difficile. Boh, vabbè. Alfiere D3 scacco, il pezzo è in presa. Beh, io non mangerei. Però poi mi segue torre per H6, no, faccio peone per. Non ci sono scoperte e allora mangiamo. Torre per alfiere, attenzione sul torre C8, attacco il suo re. Alfiere C3, torre per, peone per, donna B1, donna 3. Ok, ve la faccio vedere più lentamente. L'idea è che riesco a mangiare la sua torre. Infatti, donna per C3, donna B3, e poi donna per A3 e donna per E7. Re D3, finale molto strano. In genere questo finale è pari, però evidentemente non sempre. Si sfrutta il fatto che... Ah, attenzione, io sono il bianco. Mi ero confuso, stavo pensando mosse da nero, quindi pensavo da C5, no, ma io sono il bianco, che qui c'è l'1. E quindi cambiamo tutto. E quindi dobbiamo chiaramente attaccare il re e magari creare qualche attacco doppio, però sotto la sua regina sono difese. Quindi forse creare magari una gabbia. Mi viene da pensare donna D5 che può far portare la torre in D7. Potrebbe essere interessante. Donna D5 e re in C3. Però finché il re sta nella terza non posso ottenere nulla. E allora può essere donna 3. Può essere pure donna D5 e re C3 e poi donna F3.
Non può scendere in seconda perché c'è torre G2. Se sale in quarta, torre B4, donna C4. Potrebbe essere. O se no, vediamo invece donna 3. Non può andare in seconda. No, sì, può andare in seconda. Re D2, donna B2, non concludo niente. Re F3. E allora, secondo me, donna D5 mi sembra più interessante. No, attenzione, sto vedendo un'altra cosa, forse è questa. Torre B6 scacco. Non può mangiarmi perché c'è regina A3 e gli mangio la regina. Eh sì, sai che è questa. Sul re qui creo combinazioni di matto. Sì, torre B6 scacco e mangio. Molto bene. Donna D2, qui siamo a 32 intanto, quindi ci avviciniamo ai 40. Abbiamo altri due errori. Donna D2, allora qui c'è un sacrificio di regina, l'idea è che c'è una buona attività di pezzi, quindi mi viene da pensare torre A1, non c'è il doppio in F3 perché c'è il cavallo che difende, però torre A1 e poi torre per cavallo è già interessante, quindi secondo me è la mossa giusta. Ah no, attenzione, c'è cavallo E4 scacco subito, e allora questa è ancora meglio, perché non sacrifico la torre. Ok, e ora mangio pure il cavallo. Vabbè, ho qui chiaramente mangio. Abbiamo superato i 1800. F3, attenzione che ci minaccia matto, ma il suo re è molto esposto. E quindi secondo me un matto qui si trova. Vediamo dove. Non posso dare scacchi attualmente perché c'è qui il cavallo. Qui c'è l'alfiere. E quindi come facciamo? L'unico scacco è collo per B6. Collo per B6, peone per. Strano, mi aspettavo perché essendoci una minaccia di matto, mi aspettavo una combinazione forzata. E invece non abbiamo scacchi. Tranne se è un sacrificio. E potrebbe essere in effetti. Donna C8, alfiere per. Cavallo C7, se re B8, cavallo C6, tensione, re B7, A6 mi mangio il cavallo. Allora, secondo me è una cosa del genere, quindi togliamo le frecce e analizziamo meglio. Capisco perché non si toglie questa freccia, quindi togliamo le altre. Ah, ok, perché era questa. Ok, e allora, secondo me è un sacrificio. Quindi, donna D8, cavallo per, cavallo D8, re B8 unica. Non va. No, non va, perché cavallo C6, alfiere per, A6, no, non ha cavallo A6, alfiere per, no. Quindi in D8 non è. In D8 non è. E allora, quale potrebbe essere? Beh, a questo punto in C8. Alfiere per. Cavallo C7. Cavallo C7, però re B8, su re B7 ok, A6 è qui matto. E allora se non è questa, però devo capire su re B8 cosa poter fare. Forse cavallo A6 e beh, re B7. Quindi unica cavallo C6, re B7, A6 e B5, forse è matto. Ah, bellissima. Donna C8, alfiere per re B8. Cavallo C6, re B7. Ok, ci sono. Cerco di. No, vabbè, la faccio vedere. Donna C8, cavallo C7, re B8. E ora cavallo C6, re B7. L'idea è che A6, re per B5, scacco matto col pedone. Bellissimo. Stupendo questo matto. Quindi siamo arrivati a 1900 di punteggio del puzzle. In effetti si vede che sono un po' più complicate. Qui mi viene da pensare al fiore H3,
perché gli blocco questa diagonale e la mia su torre B1 sembrerebbe essere inevitabile, però su torre F8, torre B1, re F2, torre F1, re qui si salva. E quindi fino a H3, torre F8, H3, torre F8. Non va bene. Se torre B1 subito, torre F1, non vedo minacce. Secondo me, dopo il fiaccato di torre F8 ci deve essere qualcosa. Per esempio, torre E5. Alfiere via. Scacco, re qui, scacco. Però il fatto che la torre è difesa, non so. Se poi torre 2, un'idea di fare scacco e scacco di scoperta potrebbe essere interessante. Vabbè, se no la fh3 è giusta, e infatti torre f4. L'idea è sempre che il pezzo non è sospeso, è difeso, e quindi non ho scacco, scacco. Ah, però poi ho scacco in e1 e mangio l'alfiere. Ok, ho capito. Scacco, scacco, scacco e mangio. Molto bene, siamo andati a 2000 e abbiamo superato i 35 punti delle posizioni corrette. E quindi vediamo questa posizione. Il suo re chiaramente è scoperto e allora mi viene da pensare donna 3 scacco. Potrebbe essere un'idea. Però si difende. C'è anche alfiere d2 scacco, re 2, donna c4 scacco, re in f2, donna per d4, di nuovo re 2, no, c'è donna d3, re via, alfiere f4, allora mi sa che è questa. Semplice alfiere, sì, ok, questa. Che alfiere d2 non può fare re f2 perché gli mangio la regina, quindi donna c4, donna per d4. Fiere F4 e mangio la regina. Molto bene. Siamo a 36. Cavallo A6. Il suo pezzo lo potrei mangiare. Mi mangio e mangio C7. Qui siamo un po' più semplici rispetto alle altre. Quindi mi sa che ci siamo. Non vedo scacchi, matti, niente. No! E là evidentemente c'era un matto, forse alfiere F2, alfiere F3. Cavolo, quindi abbiamo sull'ultimo, se ne sbaglio un'altra ci fermiamo. E dai, almeno altre 4 ne vorrei fare. E5, allora, chiaramente questo finale, beh, secondo me dobbiamo mangiare per forza. E poi su E4, re G4, quindi vado a prendere il pedone e poi vado a mangiare gli altri. Sì, direi che questa è assolutamente corretta. Spingo. Spingo nuovamente, perché se spinge posso fare F3. Se fa R3 si blocca. Qui re F3, perché H7, 2, H8 ne ho contemporaneamente, ma dopo re F3, re 3, H7 e 2. Ah no, ma c'ho scacco, H7, 2, H8 e scacco, no, allora H7. Ok, perché c'era H8, donna scacco, prendiamo quindi un tempo. Siamo arrivati a 2100 e allora torre G2, attacca l'alfiere, minaccia anche poi la regina che rimane inchiodata. C'è uno scacco in B4, un altro scacco in E5, ma mi mangia, quindi donna B4 mi sembra una mossa buona. Anche torre per cavallo potrebbe essere, però donna per, alfiere per, torre per donna, beh sì, comunque è vantaggioso il finale. Quindi forse torre per cavallo potrebbe essere pure buona. Vediamo lo scacco. Scacco, re via. Se re 8 può fare, non posso andare in e5, donna 4 fa b5, in effetti dopo re 8 non vedo continuazioni. E allora io farei torre per cavallo. Giusta, per questo finale è vantaggio per il bianco, due pezzi per torre ma soprattutto due pioni di vantaggio. D5,
Dai, almeno altre due, vediamo se ci riusciamo. Fiere B5, qui c'è un pezzo in presa perché è attaccato da due pezzi. Però ci serve poi la torre dietro. Quindi, donna per. Donna per, cavallo per, alfiere per torre. No, non mi piace. Non posso schiodarmi. Cavallo per, alfiere per torre. Scacco, peone per. Questo potrebbe essere interessante in effetti. Guardiamo, la cavallo per, alfiere per torre. Cavallo F3 scacco. Peone per. Donna G5 scacco. Re H2. Donna F4, re via, alfiere per H3, secondo me è buona, però non so se è troppo complicata, se c'è qualcosa di più semplice. Però secondo me non è male questa. Chiudiamo un attimo le frecce, perché poi non vedo altre combinazioni. Che a qualsiasi mossa lui poi può togliersi l'alfiere e si va in posizione pari. O anche mangiarmi il cavallo. Quindi secondo me è questa. Dai, proviamo. No! E vabbè, dai, 38. Comunque buono, non è il mio migliore. È infatti il quarto di sempre, forse è 45, sono arrivato, non mi ricordo. Va bene, ci vediamo allora alla prossima puntata di questa clip sulla tattica. Grazie a tutti per avermi seguito e iscrivetevi al canale YouTube. Ciao!